Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, buongiorno. A proposito di eroi che ha nominato Paola, volevo chiedere a Sveva e ad Antonio come si diventa eroi, come diventa eroe un influencer, come un'eroina ovviamente, come diventa eroe un piccolo spacciatore e soprattutto che cosa poi avvicina i due personaggi che appartengono a due mondi completamente diversi e opposti, e forse proprio questo è il bello. Vai, Sveva, vai. Salve. Secondo me sono due eroi abbastanza inconsapevoli, lo diventano inconsapevolmente. Lavinia si ritrova suo malgrado e anche per sua scelta all'interno del quartiere, forse suo malgrado non riesce più ad uscirne fuori, ma sicuramente è stata lei a voler cercare di entrare all'interno. E poi si ritrova circondata da questi ragazzi, da queste persone. Una realtà di cui lei non sapeva nemmeno che esistesse, ma secondo me è molto distaccata anche dalla sua realtà. Lavinia è un po' altrove di per sé, non si sa bene dove è presente. E poi l'incontro in un momento cruciale anche del film porta alla scoperta, alla rivelazione di questa invasione, e quindi poi si fanno forza tutti e due per cercare di, non lo so, noi ci conosciamo in un momento del film, della vita. Non lo so. Sì, prendo questo. Dico, ricordo un po' quello, non so se vi ricordate, il Mars Attack. Come no? Ci sono due personaggi, che è il figlio dei due repubblicani che vivono dentro la roulotte, che poi è quello che va a trovare la nonna, e la nonna con la musica fa esplodere gli alieni, qui col primer facciamo esplodere gli alieni. Quindi quel personaggio un po' è un rimando. E l'altro invece è la figlia del presidente, il grande Jack Nicholson, in quel film. Mi hanno ricordato un po' questo due, quella relazione lì, questi due che so, eroi loro malgrado, si trovano, non si trovano, si capisce. Sì, che alla fine finisce con tipo, ma tu hai una ragazza? No. Ah, non è che succede niente, è solo così. Quindi è tutto. Quindi un po' mi ricordava questo. E poi voglio dire una cosa intelligente, perché sono state dette molte cose intelligenti. No, non è vero così. Che c'è anche questo ritorno alla Lisistrata. Era quel personaggio che appunto, no, alla fine sono le donne con questi mariti che non sono a casa, che devono andare lì a fare la lotta per riportarli, la guerra, no? Ho detto una cosa intelligente? Grazie. È l'opposto di Penelope, no? Grazie. Fatto da Antonio. Diciamo, la sceneggiatura è stata proprio scritta pensando a lui, perché comunque è protagonista anche in Goma, a casa loro, quindi in realtà è il personaggio a essere nato su Antonio. E Sveva è stata una scoperta fantastica, avevo difficoltà a trovare l'attrice giusta, perché comunque combinare bellezza, e ce n'è veramente tantissima, senso dell'umorismo e soprattutto capacità a non prendersi sul serio, ho scoperto essere dote veramente rara, e aggiungici anche la bravura, quindi è venuto spontaneo. Poi abbiamo i veterani che mi hanno onorato, perché comunque pur essendo una diversamente giovane, come amo a definirmi, e non sono un nome di richiamo per attori, quindi comunque avere degli attori con così tanta esperienza sul mio set per me è stato davvero un onore, perché comunque è sempre un atto di fiducia quello che l'attore fa nei confronti di un regista. E Grimilde, ne vuoi parlare te? Sì, io ho sempre sognato di fare una regina. Acceso, sì. Vabbè, comunque io parlerei di questo film per ore e ore, ma non scherzo, se volete lo facciamo pure. Per me, alla lettura, alla proposta di Luna, alla lettura della sceneggiatura, ho intuito che c'era sotto qualcosa di
fatto questo film non ha mai pigiato sui concetti che in qualche modo subliminalmente questo film inevitabilmente manda, perché c'è uno strato, diciamo, superficiale del film che è molto, molto intrigante, molto divertente, ma sotto ci sono dei temi grossissimi su cui però Luna non ha mai voluto indugiare, non ha mai voluto dire guardate che però stiamo parlando di una storia in cui qualcuno decide di chiudere i confini del proprio mondo, del proprio microcosmo, di guardate che stiamo raccontando una storia in cui qualcuno arriva e decide di occupare una terra, un quartiere, una striscia di terra. E tutto questo sta lì sotto e non viene mai dichiarato. Trovo che sia un'opera, in questo senso, quello che ha fatto Luna, in questo senso straordinario, perché come sembra un regista d'esperienza, cioè che ti racconta delle cose senza mai farti ammiccare, senza dirtelo. Poi in più ci siamo divertiti un sacco e questa è sempre un grande ingrediente per fare le cose per bene. Africa è un personaggio incredibile perché l'ho fatto volendo partecipare a questa storia scritta così bene, facendomi anche un giro nel Tiburtino Terzo per rispettare proprio qual era anche l'intento della sceneggiatura, oppure quindi sapere molto bene di che cosa stiamo parlando senza giudizi e pregiudizi. E Marika è la donna che si è adattata a tutte le situazioni, una persona che non si stupisce di nulla, il fatto che i mariti non tornino a casa, che non si vedano, che facciano delle cose strane, loro per giorni si trascinano queste situazioni senza poi particolari reazioni, no? Poi di fronte all'emergenza della salvezza del figlio entrano in campo le donne con l'ironia di questa sceneggiatura, ovvero col primer e con le pezzette della cucina. Quindi per me Marika rappresenta il senso comunitario, è la donna che ha sviluppato il sistema della comunità, quindi della salvezza. Lei rispetto a Selene, di cui si parla male male per tutto il film, in realtà la differenza tra i due personaggi è soltanto nel fatto che Selene è totalmente isolata, quindi non ha rapporti con gli altri, è totalmente chiusa, e questo, pur essendo una professionista e pur non facendo niente di male, la rende il nemico, no? Invece Marika è la donna che, come tante donne fanno, diciamo, mantiene la struttura della famiglia, trova la strada per la sopravvivenza e cerca di trarre il meglio dalle condizioni che si hanno. Quindi in questo penso che ci sia una bellissima rappresentazione del mondo femminile, senza necessariamente arrivare a dire siamo degli eroi. Loro sono tutti antieroi, sono persone che vivono serenamente e reagiscono alle situazioni che gli si pongono. Ecco, questo per me è stato Marika. Volevo aggiungere una cosa: mi è piaciuto tantissimo il lavoro sui loro personaggi che abbiamo fatto, perché secondo me Marika e De Sanctis rappresentano un po' il quartiere, perché Marika è il cuore, no, del quartiere, e un altro lato del quartiere che però è quello lì poi soggetto all'invasione. E quindi paradossalmente nella dinamica marito e moglie si riscopre anche quella dinamica, diciamo in piccolo, la dinamica che si rivede nell'intero film fondamentalmente. Dove infatti io sono un coglione e il potere è in mano alle donne, per fortuna. La famiglia tradizionale prevede che l'uomo sia un coglione. È proprio tradizione, quindi questi giorni ce ne danno testimonianza. Ma è vero che oggi ha messo il blu? Oggi ho messo anche un blu particolare. Tante attività che si possono riscontrare insomma in questi quartieri, e il mio personaggio, diciamo che è una donna reale, forte, indipendente, che riesce a svegliarsi la mattina, a crearsi un futuro, e nonostante questo riesce a trovare la situazione, insomma il tempo, per dedicarsi alle proprie amicizie e anche a scoprirne di nuovi, perché l'amicizia con Lavinia è stata una scoperta deliziosa, per quanto i nostri due personaggi sono contrastanti a livello insomma caratteriale.
sono trovata benissimo, è stata un'esperienza stupenda e devo ringraziare veramente tutti, perché non è da dare per scontato di trovarsi una produzione, un set così sereno, così divertente, e soprattutto che ti dà la possibilità di interpretare un personaggio forte. Personaggio forte. Il mio è un personaggio fortemente incosciente, forse. Io ho voluto bene comunque, non... Anche noi. È leggero, mi ha aiutato molto anche a riscoprire una leggerezza che avevo un po' messo da parte, forse. E, a me piace la sua incoscienza e quanto è buono in realtà. Sono stato bene dentro Panettone.